Buonasera, eccoci qua. Allora, stasera facciamo la speca col cumino, ho stufato col cumino, che era il pasto più comune, quasi quotidiano, direi, all'ora di pranzo. Allora, come abbiamo detto, olio d'oliva in abbondanza. L'olio d'oliva faceva proprio parte integrale dell'alimentazione degli ebrei di Libia, eh? Questo è fondamentale. Uno, due e tre. Anche perché serviva quando in una civiltà senza frigorifero a, venendo in alto, a diciamo, mantenere un isolamento rispetto alle contaminazioni ambientali. Allora, qui adesso prendiamo. Queste sono delle fettine di almone già scongelate, lasciandole nel frigo un pochino, accendiamo il fuoco. Subito, se pensiamo nell'ambito di una cucina veloce, saporita, piacevole, questo è il piatto più veloce di tutti, che si fa proprio senza cipolla, solo con questi ingredienti che vi mostrerò. Allora, tanto qui, vabbè, questo lo mettiamo così e vai così, questo non ci serve, questo accendo, questo di e va là. E questo è il reparto della fettuccine. Adesso vi faccio vedere come si fa la fettuccine. Questa è la fettuccine che usiamo adesso per fare la camomilla, ma è quasi finita. Allora, vi faccio vedere la fettuccine. E tradotta vuol dire peperoncino, felfe, ciuma e aglio. Che cos'è questa storia? Allora, tutto comincia col fatto che Magellano ha portato dall'America il peperoncino. Allora, questo peperoncino in Europa oggi è diventato uno dei cultivar più diffusi in tutto il pianeta. Lo si trova dappertutto. Perché questo fatto? Perché il peperoncino, quando è verde, è ricchissimo di vitamina C. Assolutamente. E quindi fornisce alla gente un qualcosa che l'insalata, la verdura che necessita molta più acqua, non può fornire allo stesso modo. Poi, che succede? Che all'inizio è ricchissimo di vitamina C, man mano che si passa il tempo, i giorni, cambia colore, diventa giallo, poi diventa rosso e si arricchisce di vitamina A, che è quella che protegge la pelle. Quindi è chiaro che in tutti i paesi asiatici, africani, un qualcosa che protegge la pelle è veramente importante, pelle e mucose. Allora, che succede? Quindi abbiamo visto questi qua. Gli ebrei di Libia il peperoncino lo mangiavano intingendolo nel sale e faceva compagnia Nel al pasto, sì, nel sale. sale, così si intingeva nel sale, questo il sale, facevano così e mangiavano accompagnando il boccone. Questo era uno dei modi. Altrimenti si tagliava striscioline insieme a strisce di carote, cavolfiore, zucchina, si faceva col limone, sale, un pinsimonio e accompagnava il piatto. Questo era tutti i giorni santi, questa era fissura. Questo è uno. Allora, il fondamentale quindi di questa società, allora, il peperoncino e l'aglio. Allora, questo è il peperoncino, è importante trovare sempre un peperoncino che viene venduto da posti che hanno grande smercio. E poi uno deve ogni volta che compra una scatola capire quanta piccantezza è quella scatola. Non è lecito comprare qualsiasi tipo di peperoncino, perché a volte possono capitare partite in cui ci stanno peperoni piccantissimi, tipo quelli habanero, questi molto. E questa roba qui può essere sfizioso assaggiarlo, però le ripercussioni sono notevoli, specialmente a livello dell'apparato intestinale, diarrea, congestione delle emorroidi, vie urinarie che si infiammano. Allora, qual è il punto? Quindi trovare sempre un peperoncino di una piccantezza giusta. Il chili è troppo forte. Quindi questo, una volta che uno ha Sì. trovato il peperoncino della piccantezza giusta, e io vado alla Metro, alla Castroni, tanti altri posti sui mercati ce l'hanno, quello deve diventare il metro quotidiano. Allora, che gli antichi facevano così. Prendevano l'aglio, lo pulivano chiaramente, si toglie sempre, come abbiamo già detto, le impurità che non fanno bene. Allora, l'aglio veniva, per dire, messo
nel mortaio di Ottone, che adesso è inutile, ve lo faccio vedere, era il fondamentale della vita quotidiana dell'ebreo, perché nel mortaio serviva per tritare il cumino, per tritare i cardi, per tritare tutto ciò che erano le spezie, che si mangiavano belle fresche e fraganti. Poi si prendeva, per fare la felfelucciuma, si prendeva gli spicchi d'aglio, si mettevano nel fondo di questo mortaio di ottone, si buttava sopra il peperoncino e si schiacciava. È chiaro che quel movimento, il peperoncino, l'aglio attivava, la ricina dell'aglio attiva la capsicina, la rende biodisponibile. C'è un accoppiamento fantastico e Che favoloso. cosa sono queste due cose? Sono due sostanze presenti nella, come si chiama? La ricina nell'aglio, la capsicina E nel che fanno queste peperoncino. allora? E questo, no, perché diciamo, la ricina rende la capsicina biodisponibile. Biodisponibile vuol dire che è pronta per essere utilizzata dal corpo. Se tu prendi i due separati non è uguale. Quando tu Ah. fai le spaghetti aglio, olio e peperoncini in cui metti uno spicchio, non è uguale. Tu prova a fare la mescolanza dei due, aggiungila agli spaghetti, al sugo, e vedi la differenza. E questa è la storia. Scusate che intanto gestisco la carne della nostra trefa con cumino, che come vi ho detto era il piatto quasi quotidiano, perché il cumino ha un'azione antidiabetica, un prodotto molto salutare, si consumava molto questa spezia. Pensate che si faceva la frittata, un tortino col pane bagnato, e si metteva dentro con le uova tipo torta, pan bagnato, uova, e si metteva dentro molto cumino tritato, macinato fino, e sale. E questa era la frittata dell'inverno, Ajab el Kabul. La stessa Ajab veniva data alle donne dopo il parto, insieme a un bicchiere di vino tutte le mattine, una fetta, e io non capivo perché questa torta di cumino fatta con pane bagnato, seccato, pane secco, bagnato e spremuto, ci si metteva un po' di pizzico, sale, pepe nero, un bel cucchiaio di cumino e più le uova per fare una specie di tortino, perché si dava alle donne che avevano partorito. Perché ha un'azione emmenagoga, cioè fa svuotare l'utero da tutto quello che gli è rimasto dopo il parto. Terribile, eh? E il vino rosso gli serviva per dare sangue. Questo è il mondo antico. Mazza. Non sapevano come, io non lo so come ci sono arrivati, ma è così. Allora, qui adesso, quindi quest'aglio benedetto, allora, o col mortaio, o con questo che è molto comodo, si fa, se per me potrebbe essere, si può dire, il pesto di Ugolino, perché io prendo lo spicchio d'aglio, lo taglio a pezzettini piccoli, ci faccio tante cosine così, taglio, poi lo faccio in rottitura a pezzettini, lo metto qua dentro, ci aggiungo questo e faccio la felfelucciuma fresca proprio per uso se non c'ho niente, 5 secondi è pronta. Adesso vi mostro invece come la faccio con la macchinetta ultima chance. Allora, questo, intanto impostiamo questo, se no rimango indietro. Allora, qui come ho detto, la comunione si fa carne rosolata in padella, velocissima, ci mettiamo un bel cucchiaio di felfelucciuma, dai ragazzo, la facciamo anche un po' in mezzo, ce l'abbiamo tanto. Allora, uno, due e tre, questo lo facciamo così, questo è fatto, poi metto subito il cumino, abbondante, come ho detto, meglio fa così, ecco qua, questo è il cumino. La sfogliatona, chiudo, poi mettere l'acqua pronta sempre, perché l'acqua serve per non far bruciare le spezie, perché altrimenti fanno male. 1, 2, 3, 4, 5, c'è una bella riscaldata. Quindi in questa maniera, quando uno fa questo spezzatino, mettendo la felfelucciuma, lui che fa? In realtà introduce tutti i giorni aglio nella sua dieta, aglio e peperoncino. L'aglio anticamente era considerato il massimo. C'è un proverbio che dice: se l'aglio ha 99 proprietà, se ne avesse 100 darebbe l'immortalità. Perché aglio ha infinite proprietà sul cuore, sulla pressione. Ma anche uno spicchio d'aglio nell'insalata manda via le zanzare che non ci arrivano. Qui ci mettiamo una bella conservina, come vi ho già spiegato la storia della conserva. 1, 2 e 3.
Ora spegniamo un attimo, questo non ci serve.